L'ottava giornata di campionato di calcio amatoriale di Castrovillari non riserva sorprese se si esclude il ritiro dell'Aston Villa avvenuto e pervenuto alla segreteria dell'associazione in settimana. Anzi, conferma il consolidamento al vertice della classifica della capolista Barça, che mantiene il vantaggio sulle sue più immediate inseguitrici. Ad aprire l'ennesimo assalto al trono, il poker servito dai bestioni ad una Red Devils che, nonostante giochi bene, non riesce a segnare. Uno strepitoso Covelli, autore di due reti, e Dandolo piegano i Reds. Foscaldo illude i suoi, ma un autorete chiude il risultato sul 4-1 a favore dei rosanero. Altro poker, quello a seguire del Bayer Leverkusen, consegnato alla Red Bull. Altre due doppiette, quelle di Martino e Pagliaminuta per i teutonici, annichiliscono le segnature di Magnelli e Cersosimo per i ragazzi di Mister Bonifati. Ancora nel segno di Imbrogna, altra tripletta dopo quella della settimana scorsa, il San Vito che si impone per 3-1 sulla Bianchino, a segno con Trigianese, consolida la sua quarta posizione solitaria. Cinquina invece per i campioni in carica del Barça, ai danni del fanalino di coda alle Contrade, 5-0 senza repliche, che vede a segno il capocannoniere del torneo Guzzetti, doppietta anche per lui, Marzano, Aversa e Stabile. Chiude la giornata di sabato pomeriggio il 3-1 con il quale l'Emperor supera i Fornai di Di Mare, Versino e Saito le firme degli imperiali, di Schifino la rete della bandiera per i rossoneri. Tiene stretto la seconda piazza anche se deve faticare molto contro un Brescia Club agguerrito e compatto, la Dinamo Pollino. Decide la rete di Tutu. Spettacolare il 3-3 tra All Blacks e Napoli. Neozelandesi in vantaggio con Pacenza vengono raggiunti da Rota, poi il Napoli si porta addirittura sull'1-3 grazie ai gol di Didieco e Thierry. Ma gli australiani prima accorciano con l'orecchio e poi pareggiano con Cimarrusti. Rammarico per il Napoli di Mister Donghia, che sciupa molte occasioni e butta alle ortiche la sua prima vittoria stagionale. Chiude questa ottava giornata di campionato ricca di gol, ben 37, il posticipo tra Olympiacos e Dea Grafica. Termina 4-2 per i ragazzi di Mister Zeman, centrano così anche il loro primo successo stagionale. Apre le danze Di Maio, ma Spatola pareggia. Groccia porta avanti l'Idea Grafica, ma nuovamente Spatola pareggia. Poi Guaragna e Sancineto chiudono le ostilità. Nome: Carlo. Giuseppe. Cognome: Cardone. Bonifatto. Soprannome: Ce ne sono parecchi. Spider-Man. Per chi tifi? Milan. Milan. E al Valerio? Red Devils. Red Bull. Squadra al Valerio dove non alleneresti mai? La Red Bull. Il Barça. Un pregio che invidi al tuo avversario? La tranquillità, per quel poco che lo conosco. Non lo conosco bene. In una partita importante, la partita della vita, un tuo giocatore si mancia un gol davanti alla porta. Che cosa dici? Prima lo rimprovero e poi gli lo consolo. T'ammazzo. Un tuo pregio. La pazienza. Bontà. Un tuo difetto. A volte mi arrabbio facilmente. Testa dura. Participio passato del verbo eccedere. Ecceduto. Eccedere. Participio passato del verbo soccombere. Soccorso. So come boh, non lo so. Pronto soccorso. Parliamo adesso di sesso. A quanti anni la prima volta? 18. 15. Si dice che un grande allenatore è anche un grande attore. Vi ricordate nel film in cui Meg Ryan simula un orgasmo? Fate la stessa cosa. No, dai. L'arbitro più forte che c'è al Valerio. Valente. Valente. L'arbitro al Valerio che non vorresti mai in una tua partita. Pasqualino Paccia. Non lo dire se non mi fa perdere La partita della vita, la tua squadra va in vantaggio col tuo attaccante. Fai la telecronaca del gol. Ah, gol! Gambe sulla destra! Salto l'avversario, salto in alto, mette al centro! Groccia! Ti devi salvare, la partita volge al termine, è finita. Urlo liberatorio. Ah! Andiamo! Non c'è mai nessuno.
Questi risultati all'ottava giornata: 4-1 Bessioni Red Devils, 4-2 Bayer Leverkusen Red Bull, 3-1 San Vito Bianchino, 5-0 Barça Le Contrade, 3-1 Emperor I Fornai, 1-0 Dinamo Pollino Brescia Club, 3-0 Bayer Monaco Aston Villari, 3-3 Napoli All Blacks, 4-2 Olympiacos Idea Grafica. E questa invece è la classifica, l'ottava giornata. Apre il Barça con 22 punti, seguono Dinamo Pollino 19, Bessioni 18, San Vito 17, Emperor 15, a 14 Bayer Monaco, a 13 Olympiacos e All Blacks, a 12 Bayer Leverkusen, a 9 Aston Villari, a 8 Red Devils, a 7 punti I Fornai, Red Bull, Bianchino e Dea Grafica, a 6 Brescia Club, a 4 Napoli, chiudono Le Contrade con 2 punti. Questa è la classifica cannoniera. Apre Guzzetti del Barça con 11 reti, seguono a 10 Imbrogna del San Vito, a 6 Laurenzano del Bayer Leverkusen insieme a Martino, a 5 reti Paduano del Barça. Prossimo turno, nona giornata, I Fornai Barça, Bayer Monaco All Blacks, San Vito Dinamo Pollino, Brescia Club Emperor, Bayer Leverkusen Red Devils, Idea Grafica Red Bull, Bianchino Aston Villari, Bessioni Le Contrade, Napoli Olympiacos.